Bentornati su Arena. Allora, tanto apriamoci sta bustina. Vabbè. Allora, abbiamo rankato un po' con Barn, siamo in argento 1, quindi tra due vittorie, se non perdiamo, arriviamo a oro. Quindi potrebbe essere una bella cosa. Mazzi, come stiamo messi? 12 rare. Ci sono tanti mazzi che potrebbero essere carini, ma sono macchinosi. Questo è craftabile. Classico mono white umani, penso, sì. È anche forte, però nelle dinamiche non è molto diverso da il mono red. 40k, dai, andiamo a spenderli subito. Tutte le fetch legali in timeless. Ma sì, ma che ci frega. I soldi sono fatti per spenderli. Così, se un domani vogliamo giocare in timeless, almeno ci abbiamo a base delle terre. Quindi, che ne so, giochiamo un attimo con questo, va. Allora, questo è sempre quel mazzo pseudo-inventato che è una variante di uno che girava un bel po' di tempo fa. Mamma mia che schifo. C'ho le terre. Oddio, un pezzettino lo posso prendere. Due counter li posso fare i primi turni. So primo, proviamoci. Fare qualcosa di così che riguarda il primo turno, speriamo, portando il quarto con più un punto vita. Però questa mi spacca. Vai. Che giocherà bianco-nero? Non so, sto proprio sulla difensiva, non. Non c'ho niente da fare di attivo. Vabbè, tanto sto mazzo che. Questo si carica con 1. Vabbè. Penso che gira qualcosa a 1, ma non lo porto a 2 se non fa niente. E gli mettiamo il segnale. C'è un po' più bianco, un po' più blu, c'è tutto. Non sapendo che gioca, non so manco a quanto caricarlo per difendermi preventivamente da quello che potrebbe giocare. Quando entra, se l'ha lanciato, scopre 3. Scopri che dice Esilia. La può lanciare senza pagare il costo, ma anche no, non tanto per quello, io perché non voglio che fosse. E che faccio? Io metto questo, se non operativo io metto i direttivi e comincio a affittarlo. Creatura leggendaria Dio, travolge, non te lo sai cosa per un avversario, figgio la monta danno, battimenti più forse. Mi metto nel campo di battaglia trasformato. Lo posso far entrare esiliando con 5 mana, lo posso counterare. Questo faccio a meno che
non paghi due. Proviamo cercante per qualcosa che non posso gestire. Forse se pago un, se pago 4. Dove si dice? Pesca solo terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prima o poi. Questo è l'acqua. A meno che non paghi tre. Questo si vede tutto, eh? 3. Facendo uno per uno non è un vantaggio. Va bene. Non vedo, una carta. Eh sì, dai. Se spaccassi tutto a due, 1, 2, 3, 4, spacco tutto a due, mi restano tre mana, mi inizio pure questo, non c'è senso, dai. In realtà lo faccio solo per pescare una carta. Terra ce l'ho, removal, mamma mia, mi sono levato tre pescate di terra. Oh, stavo deciso che pescavo prima pure stavolta. Posto. Questo lo posso distruggere qua e posso prendere i danni. Tre danni non me ne frega assolutamente niente. Non fanno paura a nessuno. Facciamo salire il treno, non ho visto niente. Boh. Oh, altro blastone. Vediamo tutte le creature. Spacco a uno, spacco a due e c'è un removal secco su. Una creatura per svolgere. These relics are priceless. I won't let you damage them. Scondi quattro. E quattro. Some mysteries beg to be solved. Questo che vuoi facciare? Cosa un spacco? Ho punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Da 7. Spacca tutto e metti. Metti il mio che c'è il mio prossimo. C'è la lui master remover, boh. Va bene. Ci vedono che c'è di forte. Avanti, stacco, avanti. Arrivo.
Ok. Ok. No, vedi, rimani vivo. Ti faccio la vita. E vabbè. Tanto per me. Spiega questo. Siamo così. Basta ne passa uno. Di tre, di quattro che c'ha il prossimo turno e è morto. Permanente non ci vedo. Tutto d'accordo, tutto lì. Sto qui qua. Questo va bene. Questo non trovo niente. E una l'abbiamo fatta. Se ne vinciamo un'altra, facciamo oro. Proviamo sempre con questo. Io ho vinto perché ho trovato un mazzo lento, quindi... me la so giocare. Ne posso fare un'altra con questo, perché qua se perdo uno. Mono black, bah, dai, giochiamo con questo, un minimo di controllo c'è, e vediamo se facciamo oro, che stiamo soltanto al 6 del, all'8 giù. Quindi la storia è ancora lunga, perché poi si sarebbe ancora lunga. Riusciremo a fare mythic, boh. C'è un removal, questo bello se arriva al 7, ma... quindi mo c'ho carte belle più varie, però non c'ho tanta difesa. Se lui è troppo aggressivo non so se ce la faccio. Bianco rosso è genere aggressivo. Non importa. Ma metti le tre pedine e comincia a potenziare. Ora no. Passa, passa. Perfetto, poi decanterò tutto. Si posta ovviamente. Fa una cosa che costa, se si tappa tutto faccio counter. Umano. Ammazza, peccato pure che non neutralizza mani. Sfortunato. Va tanto bene sta cosa. Non posso cantare umani. Questo è un vampiro. Distruggi un artefatto, se controllavi quell'artefatto, ah, se quello che mi fai tre pedine rosse che non volevo. Solo che se gli faccio a meno che non paghi due, lui paga.
quindi ma buono. Se non mi sbrigo a pescare le carte giuste, tipo terra rimozioni, io pesco una. Una terra e una rimozione, sbrigiamo le distanze. Quanto stiamo a 4, posso far delle luci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io tra 3 turni faccio distruggere tutte le creature. Stiamo facendo. Se mi attacca con tutto mi fa peggio che se potenzia questo. Chissà se la capisce sta cosa. Perfetto. Potrei far smettere di far scrollare. Forse questa è la carta più forte che posso giocare adesso. Perché potrei prendere. Distruggere tutti i creatori quella 4. Tra due turni. Compresa la pescata. Non fa niente. Non fa niente. Ogni volta tu non fai niente. Io allora questo mi garba, questo a 6 anticiperei di un turno, però 6 ancora non ce l'ho e non c'ho nessuna garanzia che ci arriva a 6. Allora è dura, guadagno vite, allungo il brodo, e riesco a fare, dopo c'è 5, a 2 farò questo e potrò fare un canterino, e nonostante mi faccia quella forse è meglio andare sul sicuro. Adesso metto la punta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guadagno. E pesco. Sesta terra è buona. Dopo mi attacca per 4 danni, ma sì. Dopo metto questa e l'entra tappata. Non c'è cautela, vero? Mette tante pedine. Vabbè. Va bene. Esagerato. Ma è preoccupante. Guarda, mi scordo sempre che sti cazzi c'hanno questo che sono per tutti. Che fanno una valanga di danni.
3, al 4 ne levo una. Non so se mi salvo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mi fa 9 danni. 9 danni. 9 danni. Io vado a 13. Se ci ha più potenza a tutti, sono morto. Magari se lo metto subito attacca il press worker invece che a me. Proviamo. Aspetta, ce l'ho la terra. Ah no, ho già calato la terra, la posso creare. Il prossimo turno sparecchia. Lo proviamo il tutto per tutto. I'm home. Allora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se riesce a dare più 4 sono morto. Se non ci riesce, recupero. Io ho messo imperatrice andante per dargli un bersaglio d'attacco se nel caso non ci avesse un bersaglio per fare. Try not to miss me. Ah, io prendo la mappa. Che me ne frega di esplorare. 4, 5, 6, 3, 9. Sono 9. C'è qualcosa? Ok. Mettiamo la settima terra. Guadagniamo 5 vite e distruggiamo tutte le creature. Non mi pare che... No, me lo sto alto, me lo sto neanche basso. Vediamo che decidete di farlo. C'ha la carta sola in mano. Capirà lì. Ora che diventa 10. Non posso vedere un po'. Vediamo se decide di bloccare o di prendere 5 infect. Tanto questo non posso bloccare perché è perfettamente inutile tenerseli. Avanti. Attacca con tutto. Faccio così. Sia perché distruggo tutto, sia perché guadagno 6, arrivo a 14 e distruggiamo questo. Anche se lui c'ha la creaturina è difficile da più 13. Io se te ne faccio 5 sei morto. Che cosa c'hai? Non capisco. Infatti si è suicidato. Un bloccante sovratene, forse il più che c'è una rotazione. Ho sbagliato, se voluto, si è arreso. Io sono contento. Oro 4, dai. Penso che per oggi non ci possiamo fermare così. Siamo oro. E poi si punta al platino. Magari quando cambio mazzo ne trovo uno più divertente o sto a Auro 1, faccio il prossimo video. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.